Ragazzi miei, ho sbollito abbastanza la rabbia di quella che è stata questa partita, perché devo dire la verità, sul 2-0 loro mi sono arrabbiato, e tanto. Invece in questo momento sono abbastanza sereno nel raccontarvi un po' le mie impressioni, anche perché quando perdi una partita di questo tipo, non c'è niente da dire. C'è niente da dire. Siamo stati inferiori, loro stati superiori, abbiamo meritato la sconfitta. Loro hanno meritato la vittoria. C'è stata una differenza abissale. Si è visto perché loro l'anno scorso hanno vinto lo scudetto, perché noi abbiamo fatto 0 titoli e quarto posto. C'è stata la differenza in tutto, no? Ed è per questo che mi dà fastidio continuare a leggere, dato che si è letto tantissime volte durante la diretta. Però quel fallo su Cuadrado, ragazzi, fallo non fallo, non te lo fischiano, danno il calcio d'angolo, vai a marcare. Vai a marcare sul calcio d'angolo invece che svirgolarla quella palla, un minuto dalla fine, invece che svirgolarla. C'era fallo, non lo fischiano, succede nel calcio, capita. Non possiamo attaccarci a un episodio. E allora delle due ti danno calcio d'angolo, marchi. Invece te vai a svirgolare. Loro si ritrovano in due nell'area piccola, liberi di calciare, calciano in porta, fanno gol. È inutile girarci tanto intorno e parlare sta roba qua. Vi invito a scaricare il numero 10, perché anche ieri comunque è uscito un mio video che si collegherà a quello che sarà il destino della Juventus nelle prossime settimane, anche per un discorso Champions. Sono usciti alcuni articoli, quindi vi invito a fare un salto su questa applicazione con la quale sto lavorando e collaborando, dove sto creando dei contenuti inediti. Ci sarà anche il post partita di Juventus Empoli del 21 di ottobre. Scaricate la link in descrizione, completamente gratuita per iOS e per Android. Potrete vincere anche una maglia della vostra squadra del cuore. E che altro vi devo dire? Cioè, ci sono due cose secondo me da analizzare, macro cose, ma ribadisco, sarò molto sereno nel farlo, ci sarà soltanto una roba che riuscirà ad alterarmi, perché la prima è i 20 minuti che facciamo all'inizio, i 15, fai 15, perché forse 20 è già tanto, ma 15, i primi 15 minuti che fai all'inizio, qui domini sul Milan 15 minuti, però una partita non dura 15 minuti, una partita dura 90 minuti più recupero. E se tu ne giochi 15 e in quei 15 nemmeno riesci ad andare in vantaggio, di che cos'altro dobbiamo parlare? Cioè, di cos'altro dobbiamo parlare? Loro sono una squadra che in porta aveva Tatarusano, quindi il secondo portiere, che non è neanche chissà che cosa, non siamo mai riusciti a impensierirlo. Abbiamo fatto 2 tiri nello specchio della porta con Milik e 2 tiri che para qualsiasi persona con le mani nel mondo perché gliele abbiamo tirate addosso. Hanno Gabbia, centrale difensivo, che cos'è il quarto nelle gerarchie? E non riusciamo a impensierirlo. Cioè, se giochi 15 minuti in una partita, come pensi di poter andare avanti? Voglio subito collegarmi ai discorsi che facevo post Bologna e Maccabi. Piccoli passi avanti sono stati fatti. E negare quei piccoli passi avanti con Bologna e Maccabi è disonestà intellettuale. Ma se con Bologna e Maccabi hai fatto un piccolo passo avanti ogni partita, come diceva un ragazzo prima in chat, in questa partita qua ne hai fatti 5 grossi indietro. Un piccolo e 5 indietro, grossi. E allora, di cosa devi parlare? Questa partita, perché? Perché sono sereno? Perché questa partita mi conferma quello che siamo in questo momento, che è esattamente quello che eravamo pre-Monza, forse leggermente meglio, se vogliamo, sì, forse sì, ma forse anche no. Perché siamo la stessa squadra. È la stessa squadra. E siamo una squadra che in questa stagione continuerà a seguire il copione della scorsa stagione. Una squadra che non vincerà gli scontri diretti, una squadra che non lotterà per il titolo, una squadra che quest'anno probabilmente uscirà pure al girone di Champions, una squadra che oggi deve sognare ancora come l'anno scorso una rincorsa Champions, perché si è iniziato male tanto quanto l'anno scorso, forse di più, non lo so. Questo siamo noi oggi e questa partita ti dà la conferma, perché se vinci questa partita ti si aprono degli scenari, ma per vincere questa partita te ne sei accorto, non puoi competere a questi livelli, non ce la puoi fare per una miriade di motivi. Già detti e ridetti prima della pausa nazionale, durante la pausa nazionale, legati all'allenatore, certo, anche legati all'allenatore, perché anche i cambi che sono stati fatti a un certo punto del secondo tempo non si capiva più come è rimesso. Non si capiva più come è rimesso. E se una squadra gioca 15 minuti in una partita intera, di chi è la colpa mia? Ma certo che no, che non è mia, come non è tua che stai guardando il video, che sei tifoso. La colpa è divisa tra chi va in campo e chi allena la squadra, e chi decide di fare quello spartito, perché se decidi di fare un primo tempo
di intensità come immaginavo vedendo la formazione e poi confermato nei primi 15 minuti. Non puoi durare 15 minuti, vai avanti, perché se ti fermi per quei 15 minuti lì, allora se qualcuno mi dice ma che colpa Allegri, allora vi dico, allora che pregio ha se non ha colpa? Allora qual è il cioè, non vogliamo usare la parola colpa, non usiamola, ma allora dall'altra parte vi dico che pro sta portando. Cioè, qual è la cosa positiva allora se non è una colpa? Va bene, facciamo finta che non sia una colpa. Però allora che cosa ci sta mettendo? Vogliamo sempre solo dare la colpa ai giocatori in campo? Possiamo dargliela. Oggi, secondo me, più che mai nelle ultime partite si può dare la colpa ai giocatori in campo. Anche ai giocatori in campo. Perché, ragazzi, Cuadrado... Ma che cosa fa Cuadrado? Ma Locatelli, ma che partita fa Locatelli? Ma McKennie quando entra? Ma che cos'è questa roba qui? Certo, Bonucci sul gol... Vlahovic sul secondo gol, cioè è ovvio che dai anche la colpa ai singoli, quelli che vanno in campo, e però l'allenatore mi deve preparare uno spartito. Qual è l'idea che vogliamo, come la vogliamo gestire la partita? 45 minuti a cannone e teniamo 45 minuti a cannone. Se ne tieni 15 si apre un discorso di scelte, di preparazione, di lettura della partita, di lettura di quelli che metti titolari, di sopravvalutazione degli avversari. Ieri sentivo Pioli, c'è la conferenza stampa di presentazione, parlava di una cosa interessantissima, secondo me, che nel calcio di oggi non può non essere presa in considerazione. Perché poi siamo qui e continuare a dire perché giochiamo 15 minuti, ne giochiamo 20, ne giochiamo 30, a un certo punto ci spegniamo. Allegri continua a parlare di una partita bella tecnicamente, che non significa che non debba essere fatta, è giusto farla, è giustissimo. Però ieri Pioli cosa diceva? Dobbiamo fare una partita bella tatticamente, tecnicamente e fisicamente. Perché se la facciamo bene solo tecnicamente e non andiamo al nostro ritmo, gli scontri diretti, le partite con le concorrenti dirette non li vinci. Parole musica. E il Milan oggi cosa ci ha messo? Pulizia nei passaggi, quindi pulizia tecnica, corsa, intensità. Noi in 15 minuti, su 90. Si apre la cosa che mi dà più fastidio in assoluto, quella che mi dà più rabbia, che mi fa più arrabbiare di tutte. E cioè che noi, oltre a essere stati dominati da questo Milan, perché siamo stati dominati, abbiamo perso meritatamente questa partita, gli abbiamo regalati gol. Milan fa due gol, il Milan vince 2-0, perché tu gli regali due gol. Complimentissimi al Milan, perché il Milan è insieme al Napoli in questo momento la squadra che rende di più in Italia, che ti dà più la sensazione di essere una grande squadra all'interno del campionato di Serie A. Però tu gli regali due gol oggi, Cioè, se tu ancora sei fermo al fatto che però secondo me era fallo su Cuadrado e quindi stacco la testa perché, cavolo, secondo me era fallo su di me, quindi... Manca un minuto alla fine. Ma tu devi marcare. Ma non puoi svirgolare sul primo palo nell'area piccola. Cioè, se tu perdi quel pallone lì, muori. Infatti. E cosa fa Cuadrado dopo che prendiamo gol? Va dall'arbitro. Ammonito a protestare dicendo però sai c'era fallo su di me. Ma cosa credi che conti in quel momento? Una volta che fischia il calcio d'angolo e non ti ha fischiato il fallo, una volta che accade questa cosa e nel calcio ci sta un fallo, un fischiato, non fischiato, quanti ne abbiamo visti e quanti ne vedremo, ti concentri sullo sviluppo della partita. E se fai un errore e se sbagli te la prendi con te stesso, non te la vai a prendere col direttore di gara, te la prendi con te stesso. Perché tanti falli poi verranno fischiati a noi, magari che non ci saranno. O tanti falli non verranno fischiati a loro, anche se ci saranno. Perché questo è il calcio. Cioè il VAR interviene sulle cose grosse, sui calci di rigore, sulle espulsioni dirette. Non su un fallo da cui scaturisce un calcio d'angolo dove tu non marchi. E il secondo gol. Ma Vlahovic, ma puoi dare la palla a Theo Hernandez che sta salendo sulla corsa? Può passargliela in mezzo al campo? Perché sbaglia il passaggio, perché sbaglia la nostra costruzione, e questi ci tagliano fuori. E poi sembrava di vedere Inter Valencia, quando l'Inter esce, chi era? Cordoba, non mi ricordo, Burdisso, non mi ricordo neanche più, che entrava in scivolata sul tipo che correva del Valencia, tra Bonucci e Milik che deve rincorrere, e fanno anche una discreta figura di cacca. Poi magari mi trovo anche il commento di uno che mi dice ma Szczęsny prende gol sul suo palo. Sì, vabbè, ma prima di tutto quello schifo, allora che cosa c'è stato? Cioè... Conto è, noi siamo scarsi, va bene, ma vendiamo cara la pelle. Noi giochiamo male, va bene, però ci mettiamo l'intensità, il cuore, la passione. Noi non vendiamo cara la pelle,
non abbiamo un concetto sano di calcio, non facciamo risultato, non siamo niente di tutto questo. E allora la dimostrazione, la conferma, la partita di oggi è di una squadra che contro le piccole o comunque quelle più scarse di te può vincere applicandosi un po' di più come fatto con Bologna e Maccabi, mettendoci più intensità, cercando di andare in avanti, o può non vincere come col Monza, come con la Sampdoria, perché decidi di castrare un po' la tua fase offensiva e quindi non riesci nemmeno a trovare la via del gol. E quando incontra una squadra di un certo livello come il Milan, magari ci prova pure, magari nella testa c'è pure la volontà, la voglia di provare a fare quella partita. Ma tu che non sei abituato a farla, e non è che... è il concetto che sto cercando di ripetervi da un po', non è che se tu perdi a Monza e passano 2 settimane di pausa nazionali, in mezzo poi torni e sei il Brasile che vince 5 mondiali, no? Sei una squadra che avrà dei problemi, che cerca delle piccole migliorie. Però se poi quelle migliorie piccole che hai avuto tra Bologna e Maccabi tu non le metti nemmeno in campo col Milan e non ci metti la voglia e non ci metti la volontà di vendere cara la pelle. Cioè, voi avete sentito Nedved che cosa diceva nel prepartita? L'avete sentito Nedved nel prepartita? Nedved ha detto una cosa non banale, ha detto una cosa grave, Nedved, ha detto una cosa grave detta la vicepresidente della Juventus. Io non riconosco la Juventus, ha detto. Nelle partite che abbiamo giocato fino adesso non ho riconosciuto la Juventus. Perché i calciatori che andavano in campo e chi gestiva i calciatori non ci metteva quella roba che serve per essere un giocatore della Juventus. Ve la sto parafrasando, poi andatevelo a recuperare. Però Nedved va a esprimere un concetto di questo tipo, di non soddisfazione nei confronti di chi indossa la maglia della Juve e rappresenta la Juventus. Vicepresidente della Juve, cioè non il tifoso al bar con la birra in mano, non Luca Toselli su YouTube dopo una live reaction che non sono nessuno. No, vicepresidente della Juventus. Vicepresidente della Juventus. Dice, no, non mi sento rappresentato come juventino da quello che avviene in campo, nei contrasti, nella voglia di vincere. Che altro vi posso... cioè, più di dirvi questa cosa qui, io che altro posso dirvi? Complimenti al Milan. Complimenti al Milan perché è stato bravo a sfruttare i nostri errori. Complimenti, dopo ne parleremo nelle pagelle, a Danilo che comunque... se tutti riuscissero a mettere lo spirito combattivo di Danilo, complimenti a Milik per essere il nostro fulcro offensivo sempre e comunque, complimenti a Rabiot per il primo tempo disputato, poi io ribadisco, domani nelle pagelle sui singoli ci sarà da massacrare per quanto mi riguarda, lato allenatore, lato giocatori, perché questa è la classica partita in cui la perdono tutti, e le parole di Nedved diventano un macigno pesante. Cosa che dà fastidio, come dicevo prima, è che gol, tra l'altro, regaliamo noi.